Irto è l'unico candidato e sono onestamente molto felice perché è il segno di una ricostruzione del partito e lui rappresenta il volto del cambiamento del PD. E quindi da qui parte una nuova stagione politica, un partito che ha fatto un tesseramento aperto, trasparente, pulito, senza chiedere a nessuno. Per la prima volta online è una condizione di essere per la prima volta la Calabria precursore in Italia, si fa un tesseramento esclusivamente online, tutto certificato e tutto registrato, ringraziando, lo devo soprattutto ai presidenti delle commissioni provinciali e alle commissioni provinciali per intero e alla commissione regionale, in particolare a Italo Reale. Noi abbiamo un regolamento molto semplice, basta leggerlo, sostanzialmente il candidato che si era presentato fondamentalmente poi aveva tempo dal 7 fino al 10 per presentare le liste collegate. Non avendo presentato nessuna lista collegata decade la candidatura perché sostanzialmente funziona che si eleggono nei collegi provinciali le liste per i delegati all'Assemblea regionale. E se non c'è nessun delegato all'Assemblea regionale, di fatti non c'è il candidato, perché poi l'Assemblea regionale è quella che di fatti elegge il segretario, certifica, ratifica il segretario. Siamo stati attenti a lasciare aperte tutte le porte per consentire a tutti di partecipare, perché, come ha detto il commissario, è bello che il partito abbia raggiunto l'unità, ma voglio dire, sarebbe stato anche molto piacevole che i candidati siano stati due. Non è così, ne prendiamo atto, è un fatto di regolamento. Se ci sono errori, poi Mario si potrà sicuramente rivolgere alla Commissione di Garanzia Nazionale. Diciamo, per come abbiamo esaminato noi la questione, e trovando anche un precedente che riguarda l'elezione del segretario regionale del Veneto, non c'era altra soluzione.